Grazie. Partiamo subito in medias res. Vicino all'uscita, a destra, al sesto palo che ha una spaccatura in mezzo ai piedi di un albero. Queste istruzioni lasciate dall'autore resero possibile il recupero dopo la guerra di tre bottiglie sigillate, sepolte in un punto del campo di concentramento francese di Vittel. Contenevano Das Lied, il canto del popolo Yiddish messo a morte. Questo è il titolo tradotto. È stato scritto di nascosto da un prigioniero mentre si stava compiendo la più sistematica strage di indifesi da parte di un esercito, l'azione più vigliacca della storia umana. Queste sono alcune delle parole della prefazione di Henri De Luca, il traduttore e prefatore del canto del popolo Yiddish messo a morti, di cui vi leggerò poi alcuni pezzi. Chi è l'autore di questo manoscritto sepolto in tre bottiglie? Pensate un po', sepolto in tre bottiglie. L'autore è Isaac Castenelson, nato a Korelitz in Bielorussia nel 1886, cresciuto a Lodz. In quel mese di catastrofe, 1943, si rifugia a Varsavia. È un intellettuale, perciò in cima alla lista di quelli da eliminare subito. Sono sempre le parole di Henri De Luca. La Polonia in quell'anno è una trappola chiusa, una tonnara per ebrei. Varsavia dà l'illusione di potersi nascondere meglio in mezzo al numero. Una folla in fuga. Mezzo milione di ebrei si ammassa nella capitale. Dal 2 ottobre 1940 sono forzati ad abitare nel ghetto murato di fresco. Distretto abitativo lo chiamano i tedeschi, è una delle tante voci di copertura della macchina di sterminio. I poteri, dice De Luca, i poteri spacciano vocabolario falso. Isaac Castenelson resta nel ghetto fino alla prima resistenza armata nel gennaio del 1943. In una retata. Ecco il suo primo dramma. Agosto 1942 perde la moglie e i due figli più piccoli, spariti nei forni di Treblinka. Gli resta il primo figlio, Tzi, e con quello passerà di nascosto nell'altra Varsavia, fuori ghetto, con l'aiuto degli Aluzim, i partigiani ebrei. Lo mettono in salvo perché è un poeta, perché sono i poeti che porteranno la voce dei distrutti oltre le mura, di là del recinto di filo spinato del tempo. È una decisione strategica e militare dei partigiani ebrei nel ghetto di Varsavia. Salvare i poeti, i diari, i manoscritti. Come dire, la parola vale molto di più di tutti i processi di questo mondo. Fa appena in tempo a scrivere questo diario, Isaac. Uscito di Polonia, riescono a farlo uscire dalla Polonia, lui e il figlio, insieme al figlio, con dei visti di fortuna per l'Honduras. Viene invece rinchiuso nel campo di Vittel, vicino a Parigi. In 2 mesi e mezzo, tra il 3 ottobre 1943 e il 18 gennaio 1944, scrive di nascosto Das Lied, il canto.
Nella primavera del 44, tenete bene in mente le date, Niente Honduras, Isaac Castellson e suo figlio sono trasportati al campo di Drancy, campo di raccolta, purtroppo, aggiungo io, e di partenza. E da lì dritti ad Auschwitz per essere ammazzati il giorno dell'arrivo. I tedeschi perdevano la guerra su tutti i fronti, ma procedevano a pieno regime nello sterminio, missionari dell'annientamento. Sono sempre le parole di Henri De Lucca. La parola più forte di ogni tribunale, dice De Lucca. Ho visto il poeta, la poesia si accollano testimonianza da spendere non davanti a un tribunale, ma davanti a chi impugna il canto. Il grado di giudizio non spetta al tribunale dei vincitori a Norimberga con la sua breve lista di sentenza. La poesia, questa di Das Lied, istruisce un altro tribunale al quale è convocato ogni lettore e aggiungo io ogni ascoltatore come noi. Chi legge Das Lied appartiene alla giuria popolare del 1900. La sua sentenza è ben più solenne di quella scritta a Norimberga davanti a una manciata di gerarchi sconfitti. La sentenza di chi legge Das Lied non chiude i conti, li costringe aperti, perché quel male non appartiene ai malfattori singoli, non si estingue con alcuna condotta. Das Lied fa di ognuno di noi venuti dopo un testimone aggiunto, coinvolto nei suoi sensi corporali e nello sciame di contraccolpi emotivi, di compassione, collera, disgusto, tenerezza. Dice De Lucca, dopo aver letto Das Lied, ho gli occhi stanchi di chi ha visto attraverso. Lui legge una delle prime traduzioni in italiano di Das Lied e dice no, io per entrare, per capire, per compartecipare a questa emozione, devo imparare la lingua Yiddish. Yiddish, per chi non lo sa, è un termine omnicomprensivo. Connota la diaspora ebrea nell'Europa dell'Est. I cosiddetti ebrei ashkenaziti, da differenziare con la diaspora ebrea dell'Europa occidentale, che era soprattutto localizzata nei secoli scorsi in Spagna, da dove poi verranno sbattuti fuori da Isabella nel 1490, la seconda diaspora, i cosiddetti ebrei sefarditi. Queste sono le due grandi distinzioni. Gli ashkenaziti, gli ebrei della diaspora dell'Europa dell'Est, quella che ha subito maggiormente, e i sefarditi, quelli della diaspora occidentale. De Lucca dice no, io per entrare, per capire questo testo devo imparare la lingua Yiddish, che è un misto di ebreo antico, polacco, russo, una lingua tutta particolare che è diventata una lingua perché ha una letteratura autonoma molto molto importante. Ha dato per esempio, come dire, lustro il famoso Singer, che ha preso addirittura un premio Nobel dopo che se n'è andato in America nel 34, nel 35. Quindi De Lucca decide di imparare la lingua Yiddish, di entrare nello specifico di questa lingua. Ci mette 3 anni a impararla. Quando decide di essere pronto, traduce il canto dall'originale in Yiddish, scoperto nelle 3 bottiglie. Come viene scoperto? È una cosa molto semplice. Nel campo di Vittel, prima di essere trasferito a Drancy e poi, ahimè, ad Auschwitz, il Castellson viene a conoscenza con un'altra prigioniera, una francese che si chiama ebrea, si chiama Miriam Novici, compagna di prigionia Vittel. Castellson confida a Miriam
la presenza di queste tre bottiglie sigillate con il suo canto e sepolte. Nel 45, dopo la liberazione, si scava e si trovano le bottiglie con dentro il testo. Pensate a questa storia: tre bottiglie sepolte dove rimangono per un anno e da dove vengono recuperate e contengono questa enorme testimonianza di parola che, a detta di De Luca e anche a detta mia, ma io non conto nulla, vale molto di più di ciascun tribunale della storia, molto di più, a patto che chi legge, che chi sente riesca a entrare in sintonia, ma io non ho dubbi in proposito. Siamo a posto? Possiamo partire? O meglio, due problemi ancora importantissimi, per parafrasare quello che aveva prima accennato Livio Ubertalli. Sempre si chiede, Erri De Luca, un paio di questioni marginali si chiede Erri De Luca. La prima: come la mettiamo con Dio? Castellson è stato accostato a Giobbe, ma Castellson non parla con la divinità, non gli scappa il tu imperioso dell'antico perseguitato seduto sul letame, ricorda che il vento è la mia vita. In ebraico il verso è pieno di consonanti aspirate forte. Castellson non si rivolge a Dio, non pronuncia aspirate né aspirazioni. Gli scappa ogni tanto il suo nome, gli scampa un got intercalare, simile a un singhiozzo. Mai gli viene di usare uno dei molti nomi ebraici della divinità. Punto. Dice perché non c'è. Dice Castellson. Quando scrive i versi del grande rastrellamento di settembre 43, i più di 100.000 stipati in via Mila per la selezione, parla del ghetto, ecco tutta la teologia a disposizione. È solo un bene che non esista un Dio, anche se è male assai senza di lui. Pensate a queste parole. Pensate, sono 100.000 ammassati nel ghetto che si stanno per essere avviati su un treno. È solo un bene che non esiste. E tutti pregano, tutti guardano in alto, ma non c'è nessuna risposta. Scrive il poeta: è solo un bene che non esista un Dio a sto punto, ma anche se è un male assai senza di lui. Ma se ci fosse, pure peggio sarebbe, sia Dio che la via Mila, che accoppiata. Qui c'è tutto il dolore, tutta l'angoscia di chi vede la morte approssimarsi, di chi si appella magari con un appello alla divinità e dalla divinità, purtroppo o ahimè, o per motivi che io non so dire, non ha risposta. È il grande problema. Se Dio c'è, ma sono secoli che ce lo diciamo, se Dio c'è, perché non ha parlato? Se Dio c'è, perché non ha impedito? È il grosso tema su cui tutte le religioni si stanno interrogando e tutte le filosofie si stanno interrogando senza trovare una risposta. Canto del popolo Yiddish messo a morte. Il proemio. Canta, prendi l'arpa nella tua mano vuota, svuotata e lieve, sulle sue corde magre getta le dita dure, come cuori in pena, l'ultimo dei canti, canto degli ultimi Yiddish sul suolo d'Europa. Come faccio a cantare? Come aprire la bocca se sono rimasto io solamente?
mia moglie, i miei due cuccioli, orrendo, un orrore mi scuote, piangere da lontano, sento piangere, canta, canta, solleva in alto la tua voce di pena e di rovina, cerca, cercalo lassù da qualche parte, se ancora ci sta. E cantagli, canta per lui l'ultimo canto dell'ultimo degli Yiddish, vissuto, morto, non sepolto e nient'altro. Come faccio a cantare? Come posso levare la testa? Mia moglie è portato via, il mio Benzi e Jomel piccolino non li ho più e non mi lasciano mai. Ombre scure dei miei luminosi, ombre gelate e cieche. Canta, canta un'ultima volta ancora sulla terra, getta la testa indietro, rovescia gli occhi pesanti su di lui e canta per lui un'ultima volta, suona per lui sull'arpa. Non ce n'è più di Yiddish, messi a morte, non ce ne sono più. Come faccio a cantare? Come rovescio gli occhi e la mia testa in su? Una lacrima rigida di ghiaccio mi si è incollata all'occhio, si vorrebbe staccare, strappare via dall'occhio e non riesce a cadere. Dio mio Dio! Canta, canta, alza nei cieli il tuo sguardo accecato, come se là nei cieli ci fosse un Dio, fagli l'occhiolino come se rilucesse, ci illuminasse ancora una gran sorte. Siedi sulle macerie del popolo messo a morte e canta. Come faccio a cantare se per me il mondo è vuoto? Come posso suonare con le mani spezzate? Dove sono i miei morti? Cerco i miei morti, Dio, in ogni letame, in ogni mucchio di cenere, ditemi dove siete. Gridate da ogni sabbia, da sotto ogni pietra, da tutte le polveri, gridate, e da tutte le fiamme, da ogni fumo. C'è il vostro sangue e succo, c'è il midollo delle vostre ossa, c'è vostra carne e vita, gridate forte in alto. Gridate dalle viscere delle bestie selvatiche del bosco, dal pesce nello stagno, vi hanno inghiottito. Gridate dalle fornaci della calce, grandi e piccoli, gridate. Voglio da voi un grido di pericolo, un grido di dolore, una voce. Grida, popolo Yiddish messo a morte, grida e grida forte. Non gridate al cielo, ti dà retta come alla terra, mucchio di letame. Non gridare al sole, non rivolgerti al lampione, se potessi spegnerlo come si spegne un lume in una sporca grotta di assassini. Popolo mio, quanta maggiore luce hai immesso al mondo, quanto più luminoso tu sei stato. Mostrati a me, popolo mio, rivelati, distendi le mani, via dalle fosse comuni profonde, lunghe miglia estivate, stracolme, strato su strato, intrise di calce e bruciate, venite su, salite dal più basso e profondo degli strati, venite su da Treblinka, da Sobibor, da Auschwitz, da Belges, venite da Ponari e da altri posti ancora e ancora e ancora, con gli occhi fuori dalle orbite, un grido congelato di soccorso, ma senza la voce, dalle paludi, dal fango in cui foste profondati, dalle muffe marcite, venite disseccati, tritati, macinati. Venite, disponetevi in cerchio, una ruota gigante intorno a me, un solo girotendo, nonni, nonne, padri, madri con i bambini in grembo, ossa Yiddish,
venite dalla polvere, dai pezzi di sapone, apparitevi, mostratevi a me tutti, venite tutti, voglio vedervi tutti, voglio guardarvi, voglio sul popolo mio messo a morte posare lo sguardo zitto, ammutolito. Allora canterò, sì, ecco l'arpa, io suono. Scusate, ma mi emoziono, è più forte di me. E sarà così per tutta la vita per me. Il grande problema, il grande Businis, se Dio c'era, perché ha taciuto? Ai cieli. E cominciò così, subito nel principio. Cieli, dite perché, per cosa, perché ci tocca di essere oltraggiati sopra la grande terra? Sta come occhi chiusi la terra sordomuta, ma voi cieli avete visto bene, siete stati a guardare dalle altezze, da lassù, e non vi siete rivoltati. Il vostro azzurro da tre soldi non si è svelato neanche di una nuvola e ha continuato a scintillare falso. Il sole in rosso, come un boia qualunque, ha continuato a rotolare in cerchio e la luna, incallita prostituta, passeggiava su e giù lungo le notti e le stelle ammiccavano schifose. Facevano occhiolino come i topi. Andate via! Non vi voglio guardare! Non vi voglio vedere né sapere di voi, cieli falsi, bugiardi, bassifondi di cieli delle altezze. Quanto mi rammarico di aver avuto un tempo fede in voi, confidato la gioia, la mia tristezza, lacrima e sorriso. Non siete meglio della terra infame, gran mucchio di rifiuti. Ho avuto fede in voi, cieli. Vi ho cantati nelle poesie, nelle canzoni. Ho amato voi come siamo una donna andata via, svanita come schiuma nella mia prima giovinezza. Ho comparato il sole che è tra voi, il sole in fiamme all'ora del tramonto, con la mia speranza. Così scompare quella mia speranza, così si estingue il sogno. Andate via, andatevene via, voi ci avete ingannato, truffato la mia gente, raggirato la mia stirpe antica. Da sempre ci ingannate, ingannate i miei padri, i miei profeti. A voi, verso di voi, sollevarono gli occhi, furono accesi dalla vostra fiamma i più fedeli a voi, sopra la terra. Su questa terra hanno aspirato voi con nostalgia. Vollero voi, per primi vi esclamarono, Azinu, davanti a voi, ascoltate. Più tardi venne il turno della terra, così fu il mio Mosè. Così fu il mio Isaia, Shimu, ascoltate, e Shimu grida Geremia, Shoimu, siate disolati, a chi se non a voi? Cosa vi ha resi estranei all'improvviso? Cieli aperti, luminosi voi, cieli delle altezze, siete come la terra. Non conoscete e non riconoscete più noi altri, perché? Forse che siamo così tanto cambiati, così diversi? Siamo gli stessi Idris di una volta e migliori di molto. Non io mi voglio comparare ai profeti, non io posso, ma gli Idris tutti, quelli mandati a morte, i miei milioni qui di assassinati in una volta sola. Essi sono migliori, più scelti e più purificati nell'esilio. Che cosa rappresenta un Yiddish, un grande,
uno di quei tempi al cospetto di un piccolo di ora, uno semplice, uno iddis qualunque, in Polonia, Lituania, Volsinia, in ogni esilio, da ognuno di questi iddis esce il lamento e il grido di un Geremia, di un Giobbe tra i dolori, un re ingannato che ha il canto di Coelet nelle mani. Non conoscete, non riconoscete più nessuno di noi altri, come se ci spassassimo per altri, mentre siamo gli identici iddis di una volta, che si fanno del torto da se stessi, che rinunciano alla felicità individuale perché vogliono riscattare il mondo. Che avete da restare azzurri cieli mentre stanno distruggendo? Che avete da essere belli? Farò come Saul, quel mio re, nei tormenti a cercare un'indovina. Mi troverò la disperata strada tenebrosa che porta ad Ain Dor e chiamerò a uscire fuori dalla terra tutti i miei profeti. Guardate in su, guardate i vostri cieli chiari e sputate in faccia loro. Siate maledetti, che siate maledetti. Voi cieli guardaste di là, sopra deportare i bambini del mio popolo, sui fiumi, in ferrovia, a piedi, durante giorni chiari e notti buie verso la morte, milioni di bambini mentre venivano ammazzati alzavano le braccia verso di voi. Questo non vi ha sfiorato? Milioni di nobili madri e di padri, ma non ha tremato la vostra pelle azzurra? Voi vedeste gli Iomele, undicelli, bontà e consolazione, consolazione pura, e i Benzi, i giovani sapienti, seri, sempre in ricerca, conforto di qualunque cosa viva. Vedeste le Anna che li ebbero nel grembo, che li hanno consacrati a Dio nella sua casa. Voi guardaste. Non avete alcun Dio dentro di voi, cieli, cieli da niente, cieli svaporati. Voi non avete un Dio, spalancate le porte, cieli, apretele per bene, fate entrare tutti questi bambini del mio popolo, torturato e messo a morte. Aprite loro il grande viaggio al cielo, tutto un popolo messo in croce, carico di pena, fatelo entrare, ognuno di questi miei bambini uccisi può essere un Dio. Cieli svuotati e desolati, cieli come un deserto vasto e vuoto, ho in voi perduto il mio Dio solitario, e quelli ne hanno in voi addirittura tre: il Dio Iddish, il suo spirito, e l'Iddish di Galilea, da loro fatto appendere, ma era poco. Ci hanno spedito in cielo tutti quanti, idolatria volgare e disgustosa. Rallegratevi, cieli, siate lieti. Eravate in miseria e ora siete ricchi. Un tale raccolto benedetto, tutto un intero popolo, che fortuna vi è capitata, cieli. Rallegratevi, cieli, di là, sopra con i tedeschi, e i tedeschi si rallegrino con voi, e possa un fuoco dalla terra arrivare fino a voi, e possa un fuoco da voi precipitare per ardere la terra. Disperazione assoluta. Dopo di tutto, la fine. Il cielo in fiamme nelle notti si avvolge di giorno dentro un fumo, poi si accende di notte, fa tremare. Se è possibile fare il paragone col deserto selvaggio del nostro primo inizio, di giorno una colonna nuvola lucente, di notte una colonna fuoco.
il mio popolo in festa, forte di fede, al termine, al finale, ci hanno ammazzati tutti quanti in terra, dal piccolo all'adulto, ci hanno distrutti tutti. Per che cosa? Non chiedete nessuno, per che cosa? Perché dalla migliore alla peggiore ogni nazione sa. La peggiore ha dato aiuto al tedesco, la migliore ha guardato con un occhio fingendo di dormire. No, no, nessuno verrà a chiedere contro, né indagare, né chiederà per che cosa. Così il nostro sangue gratis si può spargere. Possiamo essere distrutti, assassinati in piena impunità. Tra i polacchi hanno dato la caccia ai combattenti della libertà, a chi era sospettato di essere fedele alla nazione. Di russi ne hanno uccisi di più nei villaggi e nelle ginà e nelle città partigiane. Da noi hanno ammazzato bambini nelle culle, quelli ancora nel ventre della madre, ci hanno tutti spediti a Treblinka e prima di ammazzarci si rivolgevano dicendo: vi spogliate qui, sistemate i panni in un posto, le scarpe a due, lasciate qui tutto quello che avete, vi serviranno vestiti e scarpe, tutto ciò che lasciate tornerete a prenderlo. Siete qui dopo un viaggio, no? Da Varsavia, da Parigi, da Praga, Salonico, andate a farvi un bagno. Ne vengono infilati 1000 in un camerone e 1000 nudi aspettano che i primi 1000 siano soffocati. Così ci hanno distrutto, dalla Grecia fino alla Norvegia, fino davanti Mosca, fino a 7 milioni, senza il conto dei bambini yiddish dentro i grembi, si contano soltanto le gravide, le mamme quasi pronte. Rimane un yiddish laggiù in America, uno più vicino in Israele. Chieda conto al mondo dei bambini, chieda conto dei non ancora nati e già ammazzati, chieda conto degli asfissiati con le loro mamme in grembo. Per che cosa? Non chiedete nessuno al mondo, eppure tutto chiede per che cosa? Ascolta. Ogni dimora vuota con i muri in rovina, in migliaia e migliaia di città e villaggi chiede per che cosa. Ascolta, perché gli alloggi vuoti non lo saranno a lungo e le case non resteranno a lungo case vuote. Dentro vi si raccoglie un altro popolo, altri uomini con un'altra lingua e altri giorni e notti. Il sole salirà sopra un villaggio in Lituania, Polonia, senza incontrare più un yiddish. Pieno di luce alla finestra, un vecchietto che recita un capitolo dei salmi, un altro che sta andando in sinagoga, i contadini andranno come sempre sui carri per le strade, andranno come sempre a vendere al mercato in così tanti, aiuto, pure più di prima, ma il mercato, quel mercato è morto, il mercato è pieno eppure vuoto, nessuno yiddish vi farà più brillare le fiere di mercato in lungo e in largo, né più potrà animarlo soffiandoci il suo spirito, non svolerazzerà più un caffetano yiddish sul mercato tra i sacchi di patate, farina, grano turco, né una mano yiddish si leverà per una palpatina un pollo, per una carezza un vitellino. Il contadino ubriaco frusterà per la rabbia il cavallino, riporta indietro pieno il carretto al villaggio. Niente più yiddish nel paese. E i bambini yiddish non si risveglieranno più dal sonno, dai sogni nel limpido principio del mattino per andare al seder, né si fermeranno per guardare gli uccelli, prendersi in giro, giocare sulla sabbia. Voi ragazzini yiddish dagli occhi scintillanti, angeli in miniatura, da dove spuntavate? Da qui o d'altrove? Voi graziose ragazze, voi brillanti di freschezza pure col viso sporco e spettinate, non esistono più. Non chiedete laggiù voi d'oltremare, non chiedete più notizie di Kasliveke, di Epuzet, rinunciate, non andate a cercare Menadem Mendel
i tei, l'attivendolo, l'isloime, il ricco, i motchi e furfanti. Non cercate come i tuoi profeti Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Amos dell'Eterna Scrittura, così anche loro piangeranno per te dai libri di Bialik, da quelli di Sholem Alechem ti racconteranno da un libro di Shalomash la parola. La voce della Torah non sarà più sentita uscire da una yeshiva, da una casa di studio, e giovanetti pallidi, nobili di studio, approfonditi nella Gemara, assorti nei pensieri. No, no, che non sono pallidi, ma così luminosi. Esistono, estinti ormai, rabbini, capi di yeshiva, iddi studiosi, grandi sapienti magri, asciutti e fragili, ripieni di Talmud, commentatori, piccoli iddis con le grandi teste, elevate fronti, occhi limpidi, non esistono più, né esisteranno. Nessuna madre cullerà un bambino, non morirà, né nascerà nessuno tra gli iddis. Non ci saranno canti commoventi di poeti iddis, di valenti scrittori, è tutto già passato. Non ci saranno più teatri iddish, non si riderà più in quei posti, né si volerà lenta una lacrima. E i musicisti iddish, e i pittori, i marischi, non comporranno più tra il dolore e la gioia, cercando nuove strade. Nelle città non ci saranno più iddish in lotta, sacrificandosi per una causa altrui, né mendicheranno, dando sollievo a un dolore di altri, né condivideranno la stessa sofferenza. Tu, stupida nazione, che dal tuo posto hai sparato su un iddish, hai volto la pallottola pure su di te, chi ti darà una mano a fabbricare le tue terre? Chi ti offrirà altrettanta anima e cuore? E le telde caste, calde, i comunisti non saranno più in lite, non faranno più dispute con le masse del mio Bund, né tutte e due litigheranno con i miei più liberi, i miei più fedeli, sobbarcati di tutto quanto il peso. I partigiani iddish, aluzim, si sono dedicati al mondo senza trascurare le proprie ferite. Ero presente alle dispute e me ne addoloravo. Se solo voi poteste tornare a litigare, se solo viveste. Guai a me, ora non c'è nessuno, c'è stato un popolo, c'è stato e non esiste più, c'è stato un popolo, c'è stato e adesso niente. Che storiella, parte da una cinquina di libri e arriva fino a ora, una storiella triste, chi dice che è bella? Una storia che va da Amalek fino a un peggiore di lui, fino al tedesco. Cielo distante, vasta terra, mari immensi, non vi ammucchiate in unica valanga per annientare i maledetti sulla terra, che possano annientarsi da se stessi. È un canto disperato, è anche una bestemmia disperata contro il cielo da parte di un uomo, di un pensatore che non solo ha perso la famiglia, che non solo sente di perdersi lui e l'ultimo figlio rimasto, ma che da uomo di lettere, da poeta, sta perdendo tutta una storia, la storia del suo popolo. Quindi giustificare queste bestemmie al cielo, non lo so. In quel momento forse è giustificato, in quel momento. Sono spariti gli iddish? Credo che ci sia ancora qualcosa che si muove, specie in Europa orientale. C'è ancora una letteratura in lingua iddish che tenta disperatamente di sopravvivere alla globalizzazione, alla invasione. È una letteratura presente nei piccoli centri della Polonia, della Galizia, della Bielorussia, anche dell'Ucraina, sperando che le lotte attuali tra russi e ucraini non portino un altro disastro nel disastro del XX secolo. Questo è Isaac Castenelson, quindi la testimonianza di uno che
ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire essere ebreo negli anni 40 del 1900. Adesso vi leggo un'altra autrice che conoscerete senz'altro, perché ad ogni occasione io la leggo, la quale non ha provato sulla sua pelle il dramma di Castellson, è riuscita a fuggire in tempo. Ha avuto un aiuto importante, ha dovuto lasciare la sua terra, la sua famiglia. Questo le ha salvato la vita. Nelly Sachs. Qualche nota biografica. Nata a Berlino il 10 dicembre 1981. No, 1891, perdon. Figlia unica del ricco commerciante ebreo William Sachs. Crebbe in ambiente colto, educata secondo l'uso dell'alta borghesia da insegnanti privati. Dal padre, sensibile musicista, apprese ad armonizzare i propri movimenti, improvvisando accompagnata al pianoforte liberi passi di danza. Quindi qui siamo in un contesto completamente diverso. Qui siamo nell'alta borghesia tedesca, anzi berlinese, figlia di un commerciante ricco, però con una sensibilità educata dai genitori particolare. Rimase tuttavia estranea ai grandi moti culturali della Berlina dell'epoca. Le sue prime liriche e le prose, in gran parte oggi introvabili, si alimentavano ancora dalla grande tradizione romantica. E qui il punto culminante della sua vita. Ammiratrice entusiasta dell'opera di Selma Lagerlöf, futuro premio Nobel della letteratura svedese, Nelly Sachs le dedicò un volume di poesie. All'amicizia della scrittrice svedese, Nelly Sachs dovrà più tardi la sua salvezza. Nel 1940, infatti, Selma Lagerlöf ottenne per lei il permesso di residenza in Svezia. Così Nelly Sachs, dopo aver sperimentato gli anni della persecuzione hitleriana, già con l'ordine di presentarsi in un Arbeitslager, in un lager di lavoro, poté fuggire a Stoccolma con la madre. Furono i primi anni dell'esilio, anni di grandi sofferenze materiali e morali, al capezzale della madre inferma e in preda a allucinazioni notturne, anni in cui i familiari e amici trovarono la morte nei campi di sterminio. Quindi Nelly Sachs sfugge al dolore personale, guarda il dolore di un popolo dall'esterno. Quindi c'è una componente in più. Perché io mi sono salvata? E perché milioni di miei ebrei non si sono salvati? Quindi una sorta di rimorso che aggiunge dolore a dolore nella sua scrittura, nella sua poesia. Quindi la Shoah vista dall'esterno da parte di un'attrice che poteva, come dire, viverla, ahimè, sulla sua pelle in prima persona. La fortuna ha voluto che così non fosse. Scusate, lasciatemi prendere le pagine. No, usiamo questo. Nelly Sachs. Oh, i camini sulle ingegnose dimore della morte, quando il corpo di Israele si disperse in fumo per l'aria, lo accolse spazzacamino una stella che divenne nera, o era forse un raggio di sole? Oh, i camini
Vie di libertà per la polvere di Giobbe e Geremia, chi vi ha inventato? E pietra su pietra ha costruito la via per i fuggiaschi di fumo. Oh, le dimore della morte, invitanti per la padrona di casa, altrimenti ospite, oh dita, che posate la soglia come un coltello tra la vita e la morte. Oh camini, oh dita, e il corpo di Israele in fumo per l'aria. A voi che costruite la nuova casa, quando innalzerai di nuovo le tue mura, il focolare, il letto, il tavolo e la sedia, non appendere le lacrime per quelli che sono andati, che non abiteranno più con te, alla pietra, non al legno. Ci sarebbe altrimenti un pianto nel tuo sonno, in quello breve, che ancora devi fare. Non sospirare quando fai il letto. Ai tuoi sogni potrebbero mescolarsi il sudore dei morti. Ah, gli arredi e le pareti sono recettivi come arpe e oglie, e come un campo dove cresce il tuo dolore e sentono in te il legame con la polvere. Costruisci quando scorre la clessidra, ma non piangere via i minuti insieme con la polvere che nasconde la luce. Oh notte dei bimbi piangenti, notte dei bimbi chiamati alla morte, non può più entrare il sonno. Orribili guardiane hanno sostituito le madri, nei muscoli delle mani tendono la falsa morte, la spargono sui muri e sulle travi, tutto fermenta nei nidi dell'orrore, paura allatta i bimbi e non la madre. Appena ieri la mamma chiamava al sonno su loro, come una bianca luna, in un braccio era la bambola, con le guance lavate dai baci, nell'altro una bestia di pezza, fatta viva dall'amore. Soffia ora il vento della morte, solleva le camicie sui capelli, che nessuno più pettinerà. Ma chi vi tolse la sabbia dalle scarpe, quando doveste alzarvi per morire? La sabbia che Israele ha riportato, la sabbia del suo esilio, sabbia rovente del Sinai, mischiata a gole di usignuoli, mischiata ad ali di farfalla, mischiata alla polvere inquieta dei serpenti, mischiata a grani di salomonica sapienza, mischiata all'amaro segreto dell'assenzio. Oh dita, che toglieste ai morti la sabbia delle scarpe, domani già sarete polvere nelle scarpe di quelli che verranno. All'albeggiare, quando un uccello prova il suo risveglio, comincia l'ora dello struggimento per la polvere che morte ha abbandonato, ora delle nascite che partorisci con doglie, in cui si forma la prima costola di un altro uomo amato, lo struggimento della tua polvere trapassa in un turbine il mio cuore. Qualcuno è nato ad Auschwitz. Qualcuno è nato in quei momenti. Coro dei superstiti. Noi superstiti. Dalle nostre ossa la morte ha già intagliato i suoi flauti. Sui nostri tendini ha già passato il suo archetto. I nostri corpi ancora si lamentano con il loro canto mozzato. Noi superstiti. Davanti a noi, nell'aria azzurra, pendono ancora i lacci attorti per i nostri colli. Le clessidre si riempiono ancora con il nostro sangue. Noi superstiti, ancora divorati dai vermi dell'angoscia, la nostra stella è sepolta nella polvere. Noi superstiti vi preghiamo,
mostrateci lentamente il vostro sole, guidateci piano di stella in stella, fateci di nuovo imparare la vita, altrimenti il canto di un uccello, il secchio che si colma la fontana, potrebbero far prorompere il dolore a stento sigillato e farci schiumar via. Vi preghiamo, non mostrateci ancora un cane che morde. Potrebbe darsi che ci disfiamo in polvere davanti ai vostri occhi. Ma cosa tiene unita la nostra trama? Noi, ormai senza respiro, la nostra anima è volata a lui dalla mezzanotte, molto prima che il nostro corpo si salvasse nell'arca dell'istante. Noi superstiti stringiamo la vostra mano, riconosciamo i vostri occhi, ma solo l'addio ci tiene ancora uniti. L'addio nella polvere ci tiene uniti a voi. Ma solo l'addio ci tiene ancora uniti. Come si può essere uniti da un addio, da un allontanamento, da un break, da una cesura? L'addio poi nella polvere, questa polvere che si disfa, che si nasconde. Eppure il superstite chiede questo aiuto. E infine, no, non infine, ci sono ancora due, affinché i perseguitati non divengano persecutori. L'ha detto prima, no? Passi, in quali grotte dell'eco siete custoditi, voi che all'orecchio un tempo prediceste morte futura? Passi. Né volo d'uccelli, né viscere squartate, né matte trasudante sangue erano pio oracolo di morte, solo passi, passi, eterno gioco di carnefice e vittima, perseguitore e perseguitato, cacciatore e cacciato, passi, che fanno rapace il tempo, che addobbano l'ora di lupi, che spengono nel sangue la fuga al fuggiasco, passi, che contano il tempo con gemiti, grida, col sangue versato finché si raggrumi, ammucchiando ora su ora il sudore di morte. Passi del boia sui passi delle vittime, lancetta dei secondi nel corso della terra, da quale luna nera orrendamente mossa? Nella musica delle sfere, dove stride il vostro suono? Se i profeti rompessero per le porte della notte, lo zodiaco dei demoni come orrida ghirlanda intorno al capo, soppesando con le spalle i misteri dei cieli cadenti e risorgenti per quelli che da tempo lasciarono l'orrore, se i profeti irrompessero per le porte della notte, accendendo di una luce d'oro le vie stellari impresse nelle loro mani, per quelli che da tempo affondarono nel sonno, se i profeti irrompessero per le porte della notte, incidendo ferite di parole nei campi della consuetudine, riportando qualcosa di remoto per il bracciante che da tempo a sé era smesso di aspettare, se i profeti irrompessero per le porte della notte e cercassero un orecchio come patria, orecchio degli uomini, ostruito d'ortica, sapresti ascoltare? Se la voce dei profeti soffiasse nei flauti ossa di bambini uccisi, espirasse l'aria bruciata da grida di martirio, costruisse un ponte con gli spenti sospiri dei vecchi, orecchio degli uomini, attento alle picozze, sapresti ascoltare? Se i profeti entrassero sulle ali turbinose dell'eternità, se ti lacerassero l'udito con le parole, chi di voi vuol far guerra a un mistero, chi vuole inventare la morte stellare, se i profeti si levassero
nella notte degli uomini come amanti in cerca del cuore dell'amato, notte degli uomini, avresti un cuore da donare? Questo invocare i profeti sembra di sentire, no, l'urlo di Castelson quando dice: ma dove eravate voi cieli, dove eravate voi profeti se doveste intervenire? Sembra di capire: anche voi avete taciuto, anche voi profeti, anche voi Isaia, Amos, Giacobbe, anche voi avete taciuto, non solo i cieli celesti di Galilea, ma anche voi avete taciuto. Sul proprio corpo, chi ha scritto da lontano, subendo però la sua origine. Leggiamo qualcosa di chi è venuto dopo, di chi ha scritto da lontano, di chi non ha vissuto sulla propria pelle, sulla propria famiglia, gli errori che abbiamo letto qualche minuto fa. Quindi un modo diverso di affrontare il problema, i problemi. Per esempio, c'è una poetessa polacca, premio Nobel, Wisława Szymborska, qualcuno la conosce. Lei è del 1923, non ha subito, lei è polacca pura, non è ebrea. Quindi, come dire, ha vissuto il problema dal di fuori. Però è una poetessa e sembrerebbe che i poeti su questi temi abbiano avuto delle corde particolari e quindi non ha resistito a scrivere, pur non avendo subito di persona, anzi forse non avendo subito di persona le consente una libertà espressiva che nella poesia di Castelson, che è ricca di dolore personale e che dal punto di vista del giudizio poetico presenta per la verità molti difetti, ma noi oggi non abbiamo presentato il poeta, abbiamo presentato la vittima che ha scritto poesia, il che è un'altra cosa. Qui invece presentiamo una poetessa. Sono piombati i vagoni che qui trasportano i nomi. E dove poi questi andranno e se mai scenderanno, non chiedete, chissà, non lo so. Il nome Nathan picchia l'impiantito. Il nome Isacco canta impazzito. Il nome Sara implora acqua per il nome Aaron che intanto di sete muore. Non salta giù, nome di Davide. Tu sei un nome che porta sventura, che a nessuno è dato, spaesato. Averlo qui è una grande sciagura. Tuo figlio abbia un nome slavo, che è qui ogni capello viene contato, che qui bene o male sono distinti in base al nome e ai lineamenti. Non saltar giù, il figlio sarà Casimiro, non saltar giù, non è ancora l'ora, come una risata echeggia la notte e si immiotta la ruota che batte. Una nuvola d'uomini passava, due gocce, una lacrima restava, due gocce, una lacrima arsura. I binari vanno nella selva oscura. Tum, tum, fa la ruota. Non c'è uscita. Tum, tum, corre il treno delle grida. Tum, tum. D'estate nella notte sento, tum, tum, i colpi sordi del silenzio.